Fate gli scherzi, ragazzi, al top 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 una briochina la mattina presto, tutta calda così, no? Fantastico. Allora, oggi andiamo al lavoro, chiaramente in ufficio. Povera Nelly rimarrà tutto il giorno a casa da sola perché mio fratello è andato a Trento un paio di giorni, tornerà stasera. E adesso sono le 8 della mattina e purtroppo la Nelly mi tocca lasciarla in casa. Cioè, io vorrei lasciarla fuori, ma poi so, cioè, conosco i miei polli e so che lei si metterebbe a piangere tutto il giorno. Quindi è il trade-off tra se la fa addosso ed è felice al caldo oppure sta fuori al freddo però al giardino. Insomma, povero cane, vita da cani. Quindi questo. Poi, seconda cosa, adesso in ufficio devo trovare tipo il mio berretto della Fir Raven che l'ho dimenticato lì in ufficio. È bello che me ne sono accorto ieri salendo in macchina, quindi a 10 metri dall'ufficio. Mi ho detto no, non voglio tornare dentro, voglio andare in palestra e quant'altro. Che poi, tra parentesi, ieri in palestra sono arrivato tipo le 6:10 e sono entrato in palestra alle 6:40, perché tipo siamo stati mezz'ora fuori in fila perché il parcheggio era pieno, dovevamo aspettare che uscisse gente prima di poter entrare. Quindi una merda. Ma l'allenamento è andato bene, ho tutti i muscoletti gracili, esili, fragili e stanchi. Ieri ho fatto il trasferimento della banca da una banca all'altra, spero che oggi arrivino, ma penso che è più probabile che arrivino domani. E oggi il direttore della banca non è più in ferie, quindi avrò la possibilità di chiamarlo, sentire come va la situazione, anche perché devo capire appunto se può fare due assegni circolari, uno, e due, devo capire se quando invierà i soldi nel conto corrente, giusto per sentirmi un pelo più tranquillo. Quindi insomma, questo è. Oh ragazzi, sono arrivato con un grande anticipo, mancano ancora 5 minuti prima dell'ingresso, quindi sto qua, mi leggo 2-3 messaggi, rispondo e poi vado. Noi ragazzi ci vediamo, ci sentiamo dopo. Ragazzi, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, mettete mi piace. Il mio cane è così eccitato che continua a tossire, mezzo vomitare di vedermi. Che c'è Nelly? Che succede? Cos'hai? Cos'hai? Andiamo a mangiare? Cioè, sentitela come affanna. Mi tocca darle croccantini. Siamo felici di vedermi finalmente? Seduta. Seduta. Ehi. Io con la calma del mondo chiudo il sacchettino, che così non entrano le bestiacce. 1, 2, 3. Poverina. E vabbè, a posto. Spesso mi domando come mai mi faccio questi giretti serali col freddo e totalmente non preparato a livello di vestiti. E vabbè ragazzi, una piccola passeggiatina, un pochino perché oggi non ho fatto nessun tipo di sport. Mannaggia, sono infastidito perché gli amici questo weekend vanno alle terme di San Filippo, che sono in Toscana, e dormono in tenda, e con loro mio fratello partono domani mattina. Solo che partendo la mattina di domani e tornando domenica sera, io me lo salto completamente perché non, cioè, perché lavoro. Quindi non è che posso dire ehi, sto male, devo andare alle terme, ma non licenziarmi. No, quindi niente, salto l'esperienza purtroppo. Ma che ci devi fare? Sarei partito tipo sabato mattina, però partendo da solo, farmi 5 ore in macchina, è un po' uno sbatti. Anche perché oramai, cioè, spendi un sacco di soldi a farti in mezza Italia da solo, forse condiviso. Ragazzi, se non l'avete ancora fatto, vi incito a mettere like, commentate, e noi ci vediamo nel video delle 11 di domani, chiaramente, comunque ieri, alla fine, vabbè, passeggiatina, tutte cose, poi sono finito a letto.
finito letto, troppo stanco, ma senza neanche tanti motivi, semplicemente il giorno prima mi sono svegliato presto e quindi decidi di fare. E niente, e niente.